Allora, innanzitutto mi corre l'obbligo di scusarmi con la cittadinanza per il disservizio avuto, perché sappiamo che ci sono stati cittadini che si sono recati al cimitero sapendolo aperto, magari qualcuno aveva anche comprato i fiori e si è dovuto girare dietro. La cosa si è verificata in modo praticamente improvviso, non eravamo al corrente dell'indisponibilità del dipendente comunale a recarsi al cimitero per aprirlo nel pomeriggio di ieri e ad oggi, in questo momento, io non sono ancora a conoscenza dei motivi che hanno determinato la sua indisponibilità. Non so per quale motivo lui non ha fatto questa cosa, ma in ogni caso, quindi noi chiediamo scusa per il disservizio che si è venuto a creare e che in linea teorica potrebbe crearsi anche nei giorni a venire per qualche pomeriggio. Noi siamo qui proprio per tentare di evitare che questo si verifichi. Dopodiché, per chi è amante, come dire, di cose comunali, posso, come dire, dare questa spiegazione, cioè far capire che alla data del dicembre 2017, noi avevamo molti dipendenti comunali che avevano un monte ferie arretrato, esagerato, 110 giorni in taluni casi da dover far recuperare, e quindi in questi 3 anni noi piano piano abbiamo tentato di recuperare. Ovviamente non ci siamo ancora riusciti, siamo a corto di personale. Quello che posso dire è che nel giro di qualche mese, si pensa, la cosa potrebbe verificarsi a gennaio, dovremmo avere poi delle assunzioni mirate proprio alla regolamentazione e al funzionamento dell'area cimiteriale. Ripeto, per quanto si è verificato oltretutto in modo improvviso ieri pomeriggio, mi scuso nuovamente perché c'è stato un disservizio che ha subito la cittadinanza. Cercheremo di evitarlo, non so se ci riusciremo nei prossimi giorni, ripeto, per le ristrettezze di personale, e siamo qui a verificare quali possono essere stati i motivi che hanno determinato il dipendente a non recarsi al cimitero per l'apertura pomeridiana ieri pomeriggio.